Là, ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale. Oggi facciamo un video abbastanza breve per parlare di successori di Hollow Knight, perché Hollow Knight ormai è uscito parecchio tempo fa, parecchi anni fa, e adesso comincio veramente a sentire l'astinenza da quel mondo, da quel Metroidvania così bello e disegnato così bene, con quella componente artistica e quel gameplay super divertente. Quindi qual è ad oggi la situazione? Diciamo che per quanto riguarda il successore di Hollow Knight abbiamo due nomi in questo momento principalmente. Il primo è il vero seguito, ovvero Hollow Knight Silksong, iniziato come un DLC dell'originale Hollow Knight, è diventato poi così grande da diventare un gioco a sé stante. E Silksong è un titolo in cui la protagonista è diversa, abbiamo un nuovo protagonista, Hornet, che avevamo già incontrato nel primo Hollow Knight, e un gameplay più rapido, con più agilità, proprio in base al diverso personaggio che andremo a controllare. E la stessa qualità artistica sono sicuro che ci sarà, perché si vede, si è vista anche una demo, e anche la stessa qualità del gameplay. Il team Cherry ha dimostrato di essere veramente talentuoso e mi aspetto grandi cose anche da questo seguito. Basti pensare che comunque Silksong fa parte della top 5 dei titoli più attesi su Steam dagli utenti. Se non mi sbaglio in questo momento è al quarto posto e stiamo parlando comunque di un indie. Quindi è una roba fantascientifica e incredibile, ma meritatissima secondo me. Secondo titolo che potrebbe essere il successore di Hollow Knight è Crossworn. Crossworn è stato mostrato abbastanza di recente, è un titolo che ricorda molto Hollow Knight per alcuni versi, per la componente artistica, per i colori, ma anche Donkey Kong per quanto riguarda le fasi di platforming, ma allo stesso tempo Bloodborne per l'immaginario e l'ambientazione. E anche Devil May Cry per esempio per quanto riguarda alcune armi come le doppie pistole. Questo titolo è nato tramite una campagna Kickstarter in cui gli sviluppatori avevano un obiettivo di 100.000-150.000 euro o dollari, non mi ricordo, e poi ha raccolto quasi 1 milione di euro di fondi tramite Kickstarter, e quindi questo progetto si è allargato, è diventato sempre più grande e ad oggi è uno dei titoli più attesi come Metroidvania. Tra l'altro ci sono state tante critiche per questo titolo e io mi ci vorrei soffermare un minuto, perché Crossworn è stato accusato di essere troppo uguale a Hollow Knight. Allora, quello che mi sento di dire è che è vero, ricorda tantissimo Hollow Knight per quanto riguarda la componente artistica, ma allo stesso tempo io credo che gli sviluppatori debbano essere bravi a inserire degli elementi di differenziazione del prodotto, che possono essere di gameplay piuttosto che di lore, quindi di trama, piuttosto che di abilità o ancora armi diverse. Quindi secondo me ci può stare prendere spunto per poi creare qualcosa di diverso in qualche sua componente, e se la qualità dovesse essere anche lontanamente simile a quella di Hollow Knight, ben venga che ci sia un titolo del genere, seppur simile. Quindi questo è ciò che penso. Finiamo il video con le probabili date di uscita. Qua è un tasto molto dolente. Per quanto riguarda Crossworn, togliamo subito questo dente, perché Crossworn è atteso almeno per la fine del 2023. Quindi ancora manca veramente tanto, mancano 2 anni circa. Per quanto riguarda invece Hollow Knight Silksong, la situazione è comunque difficile, perché questo titolo è stata fatta vedere e giocare una demo alla stampa specializzata ormai 2 anni fa circa, era agosto del 2019 circa, quindi veramente tanto tempo fa. Dopodiché è uscita una data di uscita, un secondo rumor sul GeForce Now che parlava del 1 febbraio 2022, cioè tra poche settimane, il che mi sembra altamente improbabile, non avendo più avuto notizie. E ora, di recente, è uscita una notizia è uscita una data di uscita, che poi è una data di uscita molto generica, ovvero il 2022, nella versione mobile di GOG, lo store di proprietà di CD Projekt Red.
Però non si sa assolutamente nulla in questo momento di Silksong, quindi mi aspetto nuove notizie a breve, come penso anche tutti voi, e speriamo che arrivino presto. Chissà quale sarà tra i due il vero successore di Hollow Knight, io credo sempre che il Team Cherry parta avvantaggiato, ok? Però si vedrà. Quindi ragazzi, io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale e farmi sapere in un commento cosa ne pensate voi. E vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti ragazzi, ciao!